Su vari gruppi Facebook le richieste fioccano a vuoto già da mesi, gli annunci sulle piattaforme immobiliari sono sempre di meno. I corsi semestrali stanno per iniziare, per le matricole fuori sede le università Federico II e l'Orientale in particolare è iniziata la ricerca vana e disperata di un posto letto a Napoli, perché i monolocali ormai hanno raggiunto prezzi proibitivi. Di residenze universitarie manco a parlarne. Se l'Italia ad oggi offre alloggi ad appena il 2,3% degli studenti, nei 7 atenei della Campania il rapporto percentuale tra posti alloggio e iscritti non raggiunge l'1%, mentre il fabbisogno è di circa 10.000 posti alloggio per l'intero territorio regionale. Le residenze universitarie presenti nel capoluogo partenopeo possono ospitare circa 650 studenti, pochissime le disponibilità di posti letto da parte di privati, con il centro storico che ormai è votato a redditizio turismo mordi e fuggi, così come la disponibilità nella zona del Rione Alto e Scampia sono già al completo per gli studenti dei corsi di medicina e professioni sanitarie, come a Fuori Grotta per i futuri ingegneri. Qualcosina si trova in quartieri mal collegati, altri dal costo eccessivo, altri ancora sono veri e propri tuguri che al massimo potrebbero essere usati come depositi. Quelli più vicini alle sedi universitarie non costano meno di 400 euro, ma a parte si devono pagare le spese del riscaldamento centralizzato, le spese condominiali, insieme alle spese di guardiania e tarsu, oltre alle utenze da condividere con i coinquilini. Chi offre il forfè delle spese varie e le utenze invece propone stanze con bagno privato da 700 euro a salire e al corso Umberto I persino 900 euro. Peccato che gli studenti siano disposti a spendere tra i 300 e i 350 euro al mese, tutto compreso, con qualche temerario che si sbilancia fino a 400.